ragazzi, com'è? Tutto a posto? Tutto bene? Grazie di esserci anche questa volta e soprattutto un ringraziamento ai due nuovi follower che si sono iscritti da poco. Come sempre, un ringraziamento top con bacino ai fratelli Cervellin della omonima affilatura, utensileria e ferramenta. Questa sera, come avete notato dalla copertina, c'è un video di aggiornamento. Mi spiego. La maggior parte degli elettroutensili che vengono provati in questo mio canale non sono miei, mi vengono lasciati in prova. Ho 15 giorni per fare tutte le prove, tirare fuori i difetti, vedere cosa va, cosa non va e dirvelo. Okay? Invece una minor parte, qualcheduno degli attrezzi che sono stati provati qua, è mio personale e anche questi li ho provati. In questo caso la prova non è di 15 giorni, ma è di mesi, di anni, da quando ce l'ho e così via. Con un plus che dopo tempo, se ci sono delle cose che non vanno, se la macchina si ferma, io vi faccio il video di aggiornamento, che anche questo può essere un buon feedback per chi fosse interessato a comprare la macchina. Questo è uno di questi casi. Sotto c'è il video, se scorrete, ma comunque lascio il link sotto questo video, della Proxxon BBS/S, una levigatrice al nastro, che è questa qua. Che è morta. Eccolo, io schiaccio l'interruttore, ma niente da fare, non va più. Dopo 2 anni, quindi appena scaduta la garanzia, lei si è fermata, ok? Mi sono detto, vabbè, provo ad aprirla, l'ho aperta, ho pensato, saranno i cavi dell'interruttore distaccati, come a volte succede, no, è tutto a posto, tutto perfetto, tutto in ordine. Non ha fatto fumo, non l'ho forzata. Non l'ho usata tantissimo, perché l'avrò usata mezz'ora, tot 3 quarti d'ora al mese. E neanche tutti i mesi, fa conto che avrà 10 ore, 12 ore di utilizzo mettendo insieme il minuto che l'ho usata, l'altro minuto, i 5 minuti. Questa la tenevo sempre in laboratorio, nel banco centrale, perché mi aiutava per spigolare velocemente, per fare un bordo veloce, levigare qualcosa di leggero. Non l'ho forzata, ok? Questa, se ha 12 ore di utilizzo complessivo in 2 anni, è tanto e si è fermata. Io mi rendo conto che questo marchio non è rivolto agli artigiani, ai falegnami, ai mobilieri, è rivolto a chi si dedica, a chi ha il hobby del modellismo, farsi i velieri, farsi le marionette, farsi queste cose qua. Però un hobbista, questa la usa molto più di me, un hobbista si siede nella sua sedia al banco tutto il sabato pomeriggio, si mette a smacchinare, e quindi questa la può usare anche 2 ore ogni sabato, un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, molto più di me, che l'ho usata mezz'ora barra 40 minuti al mese forse, e neanche tutti i mesi. Quindi se l'hobbista questa la usa 2 ore ogni sabato e in un mese me la usa 6, 7, 8 ore, significa che gli dura quanto? 5, 6 mesi. Io non posso che aggiornarvi come sempre sulla buona riuscita o meno delle macchine, quelle che ho in mio possesso, quelle che ho restituito perché erano solo in prova. Io quello che si capisce in 15 giorni vi dico, quello che è mio, gli attrezzi sono miei, invece vi fornisco anche questo servizio di aggiornarvi su come va nel tempo. 2 anni, morta. Ora cosa succede essendo fuori garanzia? Ho chiamato l'assistenza, l'assistenza però è distante, questa dovrei spedirla. Spedirla dei costi completamente a mio carico. Potrei andare io con la mia macchina, ma è un'ora di macchina, benzina. Potrei, cos'altro fare? No, niente, perché l'interruttore è a posto. Cioè l'interruttore, i cavi, voglio dire, i cavi sono a posto. Potrei ipotizzare che l'interruttore è andato, ordinare un altro interruttore che magari è un pezzo di 5, 6, 7 euro, che qua, eccolo qui. Cambiarlo, e se poi non è quello, ho speso tra spedizione e pezzo altri 15, 20 euro. Potrei mandarla in assistenza, ma voi sapete che in assistenza, solo per aprirla, ti chiedono già soldi. Se poi me la sistemano, c'è un problema, magari il motore, e ci vogliono 60-70 euro per sistemarmela, quando la macchina ne costa 140, e non mi conviene. Cioè, non mi conviene. Se poi mi garantiscono che dura, convierrebbe anche piuttosto che comprarne un'altra. Ma io mi aspetterei che una marca di attrezzi di un certo livello faccia degli attrezzi che durino anche, perché o il danno, l'anomalia si presenta subito, e allora la casa produttrice, il costruttore,
ti viene incontro e dice difettoso, te lo cambiamo o ti rimborsiamo. Come mi è successo una volta con una troncatrice angolare, appena comprata, aveva fatto scintille e si è fermata. L'ho mandata in assistenza, me l'hanno aggiustata, riportata e da quella volta, dopo anni, sono passati anni ormai, ha sempre lavorato alla grande professionalmente. Era un'anomalia, era un difetto. Il costruttore mi è venuto incontro, adesso non sto a dire il nome, ma lo dirò più in là. Anzi, lo diciamo, Femi era la troncatrice che ho comprato, la Femi mi ha aggiustato, rimandato indietro e da quel giorno la mia troncatrice TR090 è andata avanti come una macchina da guerra, ok? Quindi un plauso alla assistenza e alla garanzia della Femi. Buona. Ora questa però io sono fuori garanzia. Qualunque cosa faccia spendo dei soldi e non volevo spendere dei soldi dopo 2 soli anni da quando che ce l'ho. Ora io non voglio dire che tutta la produzione Proxon sia così. Sto solo dicendo che questo mio esemplare è così. Tutti gli altri sono perfetti? Può essere, ma può essere. Io, marchio come Proxon, credo che lavori bene. Sono stato sfortunato. Ho avuto questa macchina che va così e pazienza. Questo era quanto vi dovevo. Ora il link di questo video verrà messo sotto il link principale dove ho fatto la prova di questa macchina, di cui ero entusiasta perché è leggera, va bene, un nastro piccolo, pari a fuori. Io con una mano qua, con una mano tenevo il pezzo, con questa facevo tutto quello che dovevo fare. Adesso non so, sono mezzo tentato di mandarla in assistenza, però chissà quanto chiedono. Oppure di prenderne un'altra, forse dai, fra qualche mese. Adesso ci devo pensare. Sono un po' deluso, sono un po' deluso, mi dispiace. Questo vi dovevo, vi ringrazio, anzi ve la mostro ancora, perché sarebbe una bella macchinetta, leggera, va bene, ero contento di sta macchina, ero entusiasta di sta macchina e vi assicuro che non l'ho forzata, non l'ho forzata. Quindi stavamo dicendo grazie per avermi seguito anche in questo video di aggiornamento, se ce ne saranno altri. Li farò senz'altro perché è giusto che nella valutazione sull'acquisto di una macchina di cui ho fatto i video in precedenza ci siano anche un piccolo video di aggiornamento se la macchina ha un problema o un qualcosa che non va. Ne farò anche un paio con il tempo sulle eccellenze, sui miei elettroutensili che sono andati molto meglio del previsto. Farò anche dei video per dare un applauso al costruttore. Niente. Ringrazio i fratelli Cervellin e ci vediamo la prossima volta, forse oggi stesso. Grazie, ciao, ciao, ciao.